Buongiorno raga, dalla fiera sono arrivato del mattino, ci sono gli Stones e sta aspettando Vincenzo Nibali per fare, non so se è la Gran Fondo Gravel o la Gialla Gravel, non so come si chiama, non so se è una gara, ma se mi danno il numero vado a manetta. E tra l'altro oggi voglio tampinare Vincenzo, stressarlo un po', perché altrimenti non lo stressa nessuno come lo stressiamo noi. E poi alla fine gli chiediamo perché diavolo va in gravel, perché voi che mi guardate dite, ma tu che sei capace di andare in bici, cosa vai a fare in gravel? Sono gli Stones, non si capisce. Tu che vai in bici veloce, eccetera, eccetera, cosa vai a fare in gravel? Ecco, se ve lo dico io, magari poi dite, ah, ma tu, tutte le bici, eccetera, eccetera. Invece se ve lo dice Vincenzo, magari gli credete. Quindi facciamo la GF o whatever con Vincenzo e poi questions a Vincenzo Nibali. Ciao. Vi faccio vedere lo stand che fa paura, è gigante. C'è una cosa che accomuna me e Vincenzo Nibali, il fatto che siamo venuti a fare questa gara, abbiamo bisogno di un caffè e la macchina non va. E cioè è fredda e non abbiamo nulla, cioè non abbiamo da mangiare, da bere, niente. Io puntavo su di lui che alla Iro mi dà tutte le barrette, invece non è organizzato, quindi male. Ascolta, ma male che va, un bel bar, esatto, si ferma lì. Questo è lo spirito grave. È così, lo spirito è questo. Le domande dovevo fargliele dopo, ma ha già risposto. L'avete riconosciuto tra l'altro, raga, uno dei video che è andato meglio dell'anno. Ma le tue intenzioni oggi quali sono? Le mie intenzioni sono arrivare all'arrivo e farmi aiutare da tutte le persone possibili a farcela. Buonissimo. Grazie. Vince, non farmi rimanere al vento che ti sto a ruota tutto il giorno, sennò non mi ascolta. Mi fa rimanere al vento. Raga, come un beginner sono arrivato, ho preso il pacco gara e non ho preso il numero. Fortuna che l'organizzazione ci ha aiutato, adesso Vince ha messo peggio di me. Vai Vince. Cioè, ci aspettano da mezz'ora, appena detto sveglia presto. Veramente, allora, questa è anche un po' la puntualità. Entra sui cordoli, no? Volevo fare la prima domanda a Vincenzo e poi è arrivato lui. Che fa il giro gravel con le gomitiere e le protezioni laterali. Bello. Leggenda. Quindi, quando piega, capito? Esatto. Giù. Vince dice che è per i cordoli, perché gli hanno detto la gara a Misano e lui si è messo anche le gomitiere. Ma... Raga, volevo solo farvi vedere che Carabiga è venuto con la bici da corsa, con i rapporti da corsa, con le gomme da corsa e va su. Boh, pensavo fosse una che fa gravel, che fa i giri tranquilli, invece è una corridora. Giallo, tu sei un tour leader? Ma va là. Vuoi parlare adesso che sei in salita? Ci vuoi raccontare la storia della tua vita? Fammi una domanda. Allora, è iniziato tutto 16 anni fa. Ah, ok, sei giovane. Giovane, 16 anni. E poi i 16 anni siamo arrivati qua. Ah, bellissima la storia, grazie mille, come ti chiami? Fabrizio, è una storia bellissima, ciao. Sarebbe stato troppo bello starle un po' addosso mentre era tranquilla. Col suo surf. E adesso? Cioè, invece io sto tenendo il fiato, ma sono morto, ma lei non fa neanche finta. Ah, è stanchissima. Io dice che ho trascorso 2 ore in bicicletta, ma c'è qualcosa che non va. Ciao Virgi. Ciao Marco. Adesso che si è calmata la situazione, Vince si è fermato a fare un panino, sì, la bibì, eccetera, possiamo fargli la prima domanda. Oggi Vince nel vlog. Come? Volevo chiederti, no, alcune domande. Yeah. E una è, perché diavolo va in gravel? Perché la gente dice, ma voi che siete corridori, ma non ci va in gravel. Solitamente perché ci sono degli ottimi ristori. Ok. Però qui oggi non ci sono, quindi non c'è magari qualche altro, non abbiamo più per niente. Forse non abbiamo neanche soldi, ma abbiamo la fama. O me o Vincenzo qualcuno li si conoscerà. Sarà troppo agile. Faremo delle foto come stampa. Poi comunque, insomma, uno spirito libero fare il gravel, un po' come la mountain bike, meno aggressivo, ma divertente. Ci sta, esaustiva. Prima domanda, Vince. Esaustiva. Molto serio, oggi, Vincenzo. Ci sono 2 modi per arrivare primi al ristoro. Il primo è quello di andare molto veloce. Il secondo è quello di tagliare il percorso. Indovinate che cosa abbiamo scelto, non lo diciamo nessuno. Siamo arrivati primi cavaliere... e la tavola è pronta. Fantastico. Ho già la seconda domanda per Vincenzo, raga, è cosa mangia?
Vincenzo Nibali. La colazione dei campioni. Pane e salame, una leggenda. Facciamo una foto con i pellicci. Sì, sì, volentieri, volentieri. Perché quando mangia pane e salame lui è come i leoni quando mangiano, lo devi lasciare stare perché si incazza come una bestia. Quindi quando ho finito di mangiare poi lo stressiamo. Sì. Raga, con cui Vincenzo stava dicendo una perla, ho dovuto accendere la GoPro, puoi ridirla? No, allora si parlava di Manderpoi che è caduta al mondiale. Allora, chi meglio come Marco Aurelio ci può spiegare cosa può essere successo? Ma porco, che io pensavo lo dicesse, lui l'ho già detto, no, io, devi dire la tua, tanto sincero. Per quello che la uso io, ha bisogno di essere praticata sempre perché ci sono delle finezze tecniche che se non vanno stimolate le perdi e ci vuole un po' di tempo per riprenderle. Esatto. Chiaramente quando hai un qualcosa che ti manca e tu la riprendi così all'improvviso non è il massimo per fare un'attività esattamente professionale come può essere un mondiale. Infatti è quello che ho detto anch'io, cioè non è che lui è Brocco, è che se ha preparato il mondiale su strada, come tu mi insegni, non è che non prepari è che una cosa, mai, l'ha vinta, strada, sì. Cioè lui ha fatto di tutto. E poi un'altra roba che ho detto che tanti non hanno pensato, comunque lui non ha detto vado a vincere il mondiale, ha detto vado a correre il mondiale di mountain bike, quindi in sostanza lui si è diciamo preparato tra virgolette per correre, non per vincere, no? Che è una roba diversa da Pidcock. Ha lasciato completamente la strada, si è concentrato sulla mountain bike, è arrivato lì, bam, ha vinto. Che raga, dite tutti che sono fenomeni, è chiaro che sono fenomeni, ma non è che le robe ce le si inventa, bisogna prepararle. Allenatevi raga, allenatevi. Bisogna allenarsi, prepararsi, studiare. Finalmente un problema, mamma mia, mi stavo annoiando di brutto in questo giro, finalmente abbiamo un problema. Carabiga buca. Allora cara, se tu tieni la GoPro io cambio, ti faccio da meccanico. Comunque, sì. Volevo dire che me l'hai tirata tu malamente. Non è che te l'ho tirata, non so se sì. Noi non ci conosciamo, ma io ho fatto delle gare in bicicletta, in fuoristrada, e mi hanno insegnato che quando vai in fuoristrada si usano le gomme da fuoristrada, non è che ne so tanto. Però ho visto io queste gomme e ho pensato, maestri. Forse non sono le gomme adatte per fare fuoristrada. E indovina lei cosa mi può aver detto? Ma no, figurati, a me piace fare i giri con mi queste gomme. Più. Quindi adesso mi divertirò io a cambiarle. Bella lì. Campione del cambio ruota. No, io uno che ha bucato così tanto come me in carriera. Allora qui c'è anche il timer. Ma cazzo, ma è sotto sopra, ma gira da sola poi sta cosa. Sì, non ti preoccupare, lo facciamo girare a Simo. Una pompa ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo nel senso, perché usi questo plurale? Io perché usa il plurale? Una pompa di vecchio stampo. Io ho la bomboletta magica. Oppure la bomboletta magica. No, perché capitano sempre quando si sta bene. Sì, sì, è vero. Infatti di solito dicono che è colpa mia. Ma perché devi satribolare? Ma che sta facendo? Si fa tutto a mano. No, no. Li prendo? Leva copertoni. Si usano solo con la moto, con le biciclette si usano le mani. Sì, voglio vedere sulle gomme quelle da mountain bike, quelle giuste. Allora, ma lui non ci va con la moto. Guardate che manualità, ragazzi. Hai visto? Ragazzi, 1452 forature in carriera, sono record mondiali. Intanto. Ah, allora, poi una cosa importantissima da fare, lo diciamo. Appena. Adesso Vince voleva già spegnere. No, non stavo spegnendo. Stai spegnendo, controlla, bisogna controllare. Se c'è qualcosa dentro. Esatto, spine, draghi di comodo, perché qui in Romagna ci sono comunque diversi pezzi animali. Pezzi di vetro. Pezzi di vetro. Morso di serpente sulla camera oppure... La gonfiata praticamente è 0000001, neanche ha tolto la rondellina. No, aspetta, non c'è... Devi svidare il beccuccio. Sì, tu guarda che stile, hai fatto con le mani. Cazzo, c'è un'aria nei polmoni però, eh. Sì, sì, sì. Sei allenato, eh? Sì, mi chiamavano Phelps. Pensavo Pellizzari. Giacomo. Che non capiti più. No, ma figurati, se non facciamo, se tutto asfalto. Ma era buona la camera d'aria oppure ce l'hai data una che è già bucata? Perché buonissima tante volte questa, è ricapitato, eh. Bello che ve lo dice anche il Vince, perché di solito succede a me. Buona, comunque stai sbagliando, prima va messa dentro e poi vai a chiudere tutto, Abbiamo sentito col dito l'interno della gomma? Sì. Si chiama dito esploratore quello. Ma il vero problema, ragazzi, non è che non sappiamo se tenerla o tagliarla poi. Quindi, se mi ricapita una cosa del genere, me ne vado a piedi. Guarda che bravo, guarda. Me ne vado a piedi. Usa il tuo. Ma poi che posizione, guardate ragazzi. Ma non è gravel questa. Grazie a tutti. Applausi. Adesso però se c'è una cosa che io non voglio fare, dottor meccanico, come si chiama lei? Mi scusi, come si chiama? Fabio. Fabio, la gonfi lei però. Gonfi io. Che non è che posso fare alla Fantozzi, ragioniere. Sì, batti lei, gonfi lei. No, ma scusi, cavaliere, la può gonfiare prima, poi la mettiamo. No, lei la mette. Mettiamo, dai.
L'altro il video potrebbe essere, il vlog potrebbe essere anche solo sulla foratura, cioè, facciamo, volevo fare le domande a Vincenzo Nibali, è tutto sulla foratura. Facciamo un report specifico sul cambio ruote. Che prendo la pompa. Ecco. Sì. Allora, dove ce l'hai, in macchina? Sì. Faremo una proposta all'UCI, non ci sarà più il cambio ruota dalla macchina, ma ci sarà il cambio ruota direttamente con Fontana. L'unico problema con me è che costa tantissimo, l'unico problema è quello. Però. Vai a ore o a cambi ruota direttamente? No, a ore. Ciao! Ciao! Come ti chiami? Luca Spada. Luca Spada, io adoro quelli che dicono nome e cognome. Bene. Luca Spada, hai delle perché è famoso. No, dai. Com'è? Tutto ieri bene. C'era qua anche Ivan, poi adesso, ieri poi è volato a Madrid a vedere l'arrivo della web. Il bello della bici, vedi? Beh. Abbiamo trovato il signor Luca Spada, sì. Ovvero Eolo, giusto? Yes. Grande! Sono personaggi importanti qua. Come va col gonfiaggio? Quante atmosfere siamo? Sufficiente. Perché le atmosfere si possono fare in numeri oppure in insufficiente. Quasi sufficiente, sufficiente, no, pochissimo. Bene, andiamo facendo assistenza. Cioè, signor Spada fa, cosa stai facendo? Vincenzo, assistenza, faccia di tutti, tipo... Cazzo dici che non ha fatto niente? Assistenza morale. Cara, vuoi ringraziare tantissimo Vincenzo che ti ha aiutato un botto? Hai visto? Grazie. Dai, diciamo tutti grazie Vincenzo. Grazie Vincenzo. Ma culo, andiamo, va. Raga, cioè totale, abbiamo beccato sta... Come ti chiami? Sta ragazza? Come vuoi. Come ti chiami? Chiara. Voglio vedere che parti, Chiara. No, ma da qui non ce la faccio. No, gli altri mi abbandonano, poi non so la traccia. Beh, ma... Dai, Chiara. Ti preoccupare. Va bene, ciao Chiara, è stato un piacere. È partita, Chiara, è partita! Swash. Bella Vale. Welcome to Tavuglia. Molto bene, molto bene, è andato. Ancora caldo. È fresca? Bene. Questo è buono. Ambiente? Oh, qua c'è la piada con i pescetti, guarda là. Sì. Io prima bevo e sardo poi... Cosa volevi? Sono pesce. Andiamo io pescetti. Salute, amico. Salute. Vago io. Raga, Vincenzo è stressatissimo perché deve rientrare, volevo mostrare ancora un po' con lui, però il suo contratto è scadente. Praticamente è in scadenza. Dai, non sponsorizzare cose che non sono. Non possiamo più fargli le domande, lo ringraziamo tanto, mi ha costato 5.000 euro per questo vlog. Grazie Vince. Fa della maglia tipo... sciarpa. Caffè Vincenzo, caffè. Cioè, malissimo, si sta promuovendo su Fontana Pro Life. Malissimo. Comunque, poi, malissimo. Allora la fattura la fa falla di 4.000, ti va bene. 1.000. Ok. Grazie Vince, le altre domande te le facciamo dopo. Ciao. Allora raga, il vlog lo finiamo con, come si chiamano queste? Sardoncini. Con i sardoncini, hanno scotta. Otto scotta. Grazie all'ospitalità romagnola, sardoncini, piadine, alla grande. Ciao boys.